nel timpano intorno a un punto hanno costruito, dopo aver inventato l'arco, hanno costruito appunto la cupola, che altro non è che un arco che gira su se stesso. E quindi questa è una forma che deriva da un capitolo della storia che ha circa 2000 anni. Però se guardiamo altre cose scopriamo che c'è qualcosa che, come dire, ci fa comprendere che non possiamo in epoca romana. Per esempio questo piccolo dettaglio, quella finestra d'angolo, no? I romani non sarebbero mai stati capaci, e non avrebbero neanche mai voluto farlo, di mettere sull'angolo, cioè nel punto fondamentale della costruzione, un vuoto, no? Cioè un elemento che simboleggia l'assenza di materia. La finestra altro non è che una mancanza di materia. E dove la togli la materia? Proprio nel punto in cui devi sostenere? No? È come se noi ci togliessimo un pezzo di ancia, no? Inizieremmo a zoppicare. Però da che cosa deriva questo? Dall'utilizzo del cemento armato. La possibilità attraverso il cemento armato di avere degli sbalzi, no? È una resistenza possibile appunto nei punti di massimo momento. E questa cosa il Portaluppi la conosce bene, la sa bene, e la fa diventare un piccolo manifesto e dice: io ragazzi, l'architettura del Novecento del cemento armato la conosco molto bene, ve lo faccio vedere, ma non è così importante dal mio punto di vista, vi faccio vedere che sono capace di controllarla e di, come dire, di utilizzare quel testo. Però a mio avviso l'architettura appartiene ancora al grande capitolo della classicità, va bene? E costruisco un tempio, ancora una volta costruisco un tempio. Il Pantheon è il tempio di tutti gli dèi, quando viene commissionato il planetario, che cosa di più, come dire, consono all'idea di planetario, cioè di edificio che riproduce effettivamente il cosmo, è vicino se non il Pantheon? No. E quindi in qualche modo, per analogia tipologica, va bene, Portaluppi richiama un edificio di 2000 anni prima, va bene. E questo per noi è molto interessante, perché questa cosa ci permette effettivamente di fare un triplo salto mortale, cioè grazie a Portaluppi, che è vissuto, cioè, potrebbe essere il nostro bisnonno, siamo in contatto diretto con i nostri avi romani, no? E in qualche modo riusciamo, attraverso la forma, a costruire un rapporto, a questo punto, psicologico, spirituale, intellettuale, ma anche fisico, no? Con un tempo che non c'è più. Un tempo che non c'è più. L'architettura ha questo formidabile valore e questo formidabile scopo, quello di permettere a tutti noi di vivere in tempi diversi. Ma come facciamo a vivere in tempi diversi? Lo possiamo fare soltanto se riconosciamo effettivamente le caselle come tanti capitoli di un film, no? E riusciamo a costruirne, anche se sono montati in maniera, come dire, non cronologica, non secondo un ordine cronologico, ma noi mentalmente riusciamo a riprendere questo ordine cronologico e quindi a stabilire un nesso e una relazione con un ente che sta lontano nel tempo e nello spazio. E questa relazione a che cosa serve? A cosa serve questa relazione? A darci? Sì. Ci dà emozioni. Quale emozione? Ci danno piacere. Le relazioni ci danno piacere. Va bene? Il ricordo ci dà piacere. E quando noi conosciamo, cioè quando noi attuiamo l'atto del conoscere, della conoscenza, altro non facciamo che costruire una relazione. E quando conosciamo qualcosa di nuovo, abbiamo una relazione nuova, un amico nuovo, un ricordo nuovo, un sapore nuovo, un viaggio nuovo. E questa cosa banalmente ci fa secernere dopamina. Proviamo piacere. E non c'è nulla di più forte come droga che
la dopamina dovuta alla conoscenza. Altro che carne, cocaina, cretinate del genere. Non c'è nulla di più intenso del piacere che ti può dare la conoscenza, ma non voglio metterla giù in termini, come dire, di scolastica, no? Del secchione che deve stare su lì. Ma la conoscenza come appunto esperienza, come esperienza, come esperienza, che può essere anche la banale ricetta in cucina o una nuova persona o un nuovo luogo, no? I luoghi non sono mai gli stessi, i luoghi apparentemente sono fermi, ma siccome noi li vediamo da un punto di vista nuovo ogni volta che vogliamo, i luoghi rivelano, ancorché stabili, una nuova possibilità di relazione. E quindi ogni volta che io faccio questa passeggiata è una cosa nuova, va bene? Ieri la Tina mi diceva, ma noi ci siamo già trovati qua, non è che rifai la stessa passeggiata. Io mi trovo sempre qua perché abito qua vicino e allora l'appuntamento lo do qua vicino. Poi da qui ci si muove, no? Però ogni volta il planetario, ti posso dire... La stessa domanda che ho fatto la Paola, ho detto, ma non lo so, perché lì... Vedi. Ogni volta il planetario è diverso perché il tempo è diverso, perché noi siamo diversi, perché noi siamo diversi. Una volta io avevo un'età, adesso ho un'altra età, avevo un umore, un altro umore, il gruppo di persone che era con me era un altro gruppo di persone, le parole che ho usato l'altra volta erano completamente diverse, e quindi questa differenza, no? Questo diversificare è ciò che si chiama divertimento. Il divertimento altro non è che la capacità di diversificare la stessa cosa, non cambiare le cose, ma ogni volta la stessa in modo nuovo, in modo diverso, e allora ci si diverte, no? Va bene? Siete convinti? Sì, sì. Possiamo proseguire? No, quindi va bene. Ti assicuro che è diverso. Quindi ti stai già divertendo. Sì, esatto.